Bare, 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 sono belle e solide le bare. Perciò non so che cos'è, le dico la verità. Sono un po' impreparato su questa domanda. Non lo so perché non mi saprei spiegare, un tabù può dire tante cose. Non ti riesco a rispondere perché non sono così saggio a rispondere cosa esattamente significa tabù. Tabù sono storicamente processi molto pericolosi. È una cosa vietata dalla coscienza, dalla società, dalla morale, dai valori. Beh, per me i tabù sono delle cose che si cerca di tenere nascoste. Il tabù è una cosa di cui tutti hanno paura. C'è qualcosa che si ritiene che non si debba, non si possa fare. Tabù può essere tabù del sesso, può essere tabù come metafora filosofica anche. Per me i tabù sono argomenti di cui difficilmente si parla, di cui magari si ha un po' paura, diciamo, cioè magari dell'opinione degli altri, e quindi sono cose di cui non si parla di fondo, sì, tenute nascoste. Tabù può essere una cosa psicologica che uno ha dentro di sé, un fermo psicologico, una repressione, qualcosa di questo tipo. È una repressione mentale, diciamo, ecco. Una chiusura mentale, certo. Sono tutte quelle costrizioni che una società organizzata pone come limiti mentali spesso al cittadino, all'uomo, possono essere tabù morali, possono essere tabù anche di fisici, perché no, mostrare, non mostrare, eccetera, eccetera. Questo in soldoni. Magari sono proprio troppo stupido, non ti riesco a rispondere. Per esempio uno dei tabù più grandi è quello che a un ristorante non si può mangiare come quando uno mangia a casa sua, perché è al ristorante. Se fare l'elenco saremo qui fino a domani mattina, sono tanti, quasi tutto è un tabù. La nostra cultura è una cultura cristiana, quindi figuriamoci, siamo pieni di tabù. Comunismo, l'anarchia, l'immaginazione, la fantasia, la sincerità, la correttezza. Cose legate, che ne so, al sesso, alla droga. Anche se non sembra sessuali ancora sicuramente. Proprio pensiero è un tabù, oggi. Personalmente penso che le paure costituiscono i più grandi tabù di oggi. Penso che come si diceva, vogliono sempre i migliori. Io penso che la morte faccia parte della vita e se uno accetta con rassegnazione è come se vive con rassegnazione. Quindi la morte va accettata però attivamente. Ecco, si può morire attivamente. Non se ne parla, così non si affronta il problema. Però in realtà nel sottofondo uno ce l'ha sempre presente. E poi è difficile pensare alla propria morte, è molto difficile. Della morte ne parlo poco perché ho paura anch'io, onestamente. Cioè, sinceramente è una cosa che metto nel conto perché tocca a tutti e quindi si può anche parlarne. Però se non se ne parla meglio è, perché più avanti va, più arriva tardi e meglio è. È forse la cosa più naturale che esista. Non ho certo paura di morire, insomma moriamo tutti alla fine e basta. Fa il suo lavoro. La morte è una cosa quotidiana come la nascita, come la morte, come la vita. Come dicevano i filosofi greci, se nel momento in cui si è vivi la morte non esiste, nel momento in cui si è morti non ci rendiamo più conto di essere tali, quindi il problema non si pone. Morire male, morire soffrendo, morire in sofferenza, quella è la cosa più brutta che ci possa essere. La morte deve essere una cosa rapida, cioè indolore. La cosa che mi fa più paura della morte è quella degli altri. Cioè, non vorrei vedere una persona che amo morire, ecco. Poi la mia pazienza, chi se ne frega, ecco. Quando arriva, arriva, cioè ragazzi. Tocca a me, tocca a tutti quanti. E non sapere che cosa c'è dopo. L'assenza. Con la morte finisce tutto, no?
si crede, oppure se ricomincia qualcosa non sa cosa ricomincia. E quindi questo, cioè il pensiero dell'ignoranza futura, di non sapere cosa c'è dopo. Ma non è che mi faccia paura, quello che mi dispiace è che si viva comunque poco, sia che quello mi dispiace che la vita sia corta, poi non è che mi faccia paura. Forse il problema più grosso è proprio per chi rimane, non è tanto per chi muore. Personalmente, fino a quando non l'ho messo su famiglia, non mi interessava, non mi spaventava. Se uno razionalmente dice io ho già sistemato i miei figli, la mia famiglia, ho già fatto quello che dovevo fare, posso anche morire, tra virgolette, più tardi possibile. No, perché la morte a me non mi, cioè non mi fa paura, perciò perché ci dovrei pensare? No. No, cioè proprio non ci penso, anche perché non mi preoccupa, non mi interessa. No, cioè onestamente le dico la verità, no, cioè non ci penso. No, lo so, ma non è che ci penso ogni momento, no, non direi di no. No, sono giovane, però no, non mi capita, di solito la mattina penso a cose positive, non, anche se la morte per certi punti di vista potrebbe essere positiva, no, non ci penso mai alla morte, no, mai. Ci penso e non ci penso? Sì, ci penso. Bisogna pensarci in realtà, perché bisogna prepararsi. Vabbè, magari uno a 20 anni ci pensa meno, inizia a pensarci più in là, però comunque può capitare. Adesso che ho dei figli sì. Penso di sì, come tutti gli altri. Domani mi può capitare in un incidente e non ci sono più. Se mi viene in mente quel giorno lì, lo butto via subito dalla mente e penso ad altre cose. Penso delle cose belle. Mi fa male un po' il ginocchio. Ok, grazie. Sono belle e solide le pare, queste in palissandro oppure queste in tech. Hanno le porche color oro. Pare, tutte in nero o molto colorate, tutte foderate.